San Gennaro, il santo patrono di Napoli. Non si può fare a meno di venire qui, è un rito che ripetiamo ogni anno per assicurarci che il prodigio del sangue sia avvenuto. Il prodigio si manifesta attraverso lo scioglimento del sangue e quando questo avviene ci sarà sicuramente per i napoletani un anno fortunato. Venni qua per caso nel 2003 e avevo una situazione disperata e ero inconsapevole che ci fosse la festa. Quando mi sono avvicinato in chiesa, fortunatamente sono riuscito a baciare l'ampolla e ho avuto questa grazia e ho promesso che fin quando chiudevo i miei occhi sarei venuto una volta all'anno sulla tomba di San Gennaro. Questo è l'applauso di Napoli per San Gennaro! Stamattina non mi potevo muovere con la schiena. Ho detto, San Gennaro, se tu mi fai star bene e mi fai questa grazia, io ti vengo a trovare fino dentro alla chiesa. E così ho fatto. Cosa chiedi a San Gennaro? Ti fa star bene a tutti quanti e ai malati ti fa guarire. È la cosa più importante. E basta. Ma hai ricevuto una grazia? Di essere vivo. Viva San Gennaro! Gennarino lo chiamo io. Che cosa abbiamo qua? Il tesoro di San Gennaro? La chiave del tesoro di San Gennaro. Meraviglia, facciamolo vedere in camera. Ma lei crede in San Gennaro? Sempre, perché non devo credere. Io sono napoletano, se non credo io chi deve credere a San Gennaro? Ha ragione. Ieri già ci ha fatto un miracolo San Gennaro. Ha dato due palloni a Sant'Ambrogio e stamattina la Madonnina piangeva. Viva San Gennaro, auguri San Gennaro! Mettici la mano tua. Crede in San Gennaro? Meglio il prodigio di San Gennaro o le catene di Sant'Antonio? San Gennaro è molto più eclatante. Tre volte all'anno, a maggio, a settembre e a dicembre, avviene il prodigio. Questo prodigio del sangue è vero oppure è tutta una montatura dei napoletani? È vero, io ci credo immensamente, sì. Lei ha mai chiesto una grazia a San Gennaro? Sì, attualmente, proprio ora, per un nuovo lavoro e così è avvenuto. Da mercoledì inizierò a lavorare. Buongiorno. Buongiorno. È qui perché stamattina? È San Gennaro. San Gennaro, lei è credente, crede in San Gennaro? Da 61 anni, c'ho il mio nome. Gennaro, quindi è il suo onomastico. Esatto. Oggi è santo. Santo per il giorno. Santo per un giorno, ma lei ha un cerchio alla testa, quindi è un santo. Sì. Ma i santi sono persone che dopo la morte hanno avuto successo nella vita. Come no? Sì. San Gennaro lo sa com'è morto. L'hanno decapitato. Veramente? Eh sì. Loro questo non lo so, già studiano. No, l'hanno decapitato e c'era una fedele, una donna che si chiama Eusebia che prese il sangue e lo portò poi in chiesa. Ecco, come questo è successo dopo morto, bravo. Ma secondo lei è vero sta cosa oppure gli scettici dicono che è una cosa scientifica? Sì che è vero, sì è vero. Sono qui ovviamente per San Gennaro per festeggiare questo grande evento e voglio ringraziare tutti i giovani della nostra parrocchia, la parrocchia di San Giustino e dei Jacobis di Casoria che hanno animato l'uscita delle ampolle qui sul piazzale del Duomo. Sono molto commosso e li ringrazio tutti quanti. Cosa chiede a San Gennaro? Chiede la pace e la fine di questa pandemia e di questa guerra. Gli scugnizi dovevano stare sull'altare e quei politici sporchi qua fuori, anzi sappiamo dove li dovevamo buttare, ci hanno rovinato l'Italia. Grazie, voglio da fa pace ai figli miei, stanno appiccicati a una fa pace, San Gennaro mi ha dato questa grazia.